Le favole non hanno sempre il lieto fine, lo sanno bene i dipendenti della Disney che rischiano il posto di lavoro e che hanno scioperato e manifestato davanti allo store di Corso Vittorio Emanuele a Milano. L'azienda in realtà ha deciso di mettere in liquidazione tutte le società che gestisce tutti gli store in Italia, di cui una sessantina di lavoratori impattati solamente in Lombardia, e la società, pur avendo usufruito degli ammortizzatori sociali, ha deciso comunque di chiudere tutti gli store in Italia senza darci delle prospettive rispetto a quelli che saranno gli impatti occupazionali di tutti quanti i lavoratori. Quindi noi abbiamo chiesto anche di poter avere un confronto con la società per poterci organizzare rispetto anche a quello che sarà il futuro di tutti gli store d'Italia e non solo. E quindi anche chiedere un incontro al MISE e al Ministero del Lavoro per coinvolgere le istituzioni rispetto al fatto che una multinazionale di questa portata abbia prima usufruito degli ammortizzatori sociali e poi abbia deciso di mettere in liquidazione la società senza confrontarsi con le organizzazioni sindacali. In Italia la chiusura di tutti i negozi comporterà il licenziamento di 250 persone.